Siamo nella chiesa di San Martino e Quirico a Lancusi di Fisciano. Come si vede, una bellissima e antica vestigia del 1600-1700. Siamo con Don Aniello del Regno. Le rivolgiamo alcune domande. Perché seguire l'esempio di coerenza di San Giovanni? Ecco, San Giovanni Battista viene elogiato da Gesù come il più grande dei profeti, perché lui sta a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È colui che introduce nel mondo il Figlio di Dio ed è un autentico testimone, un grandissimo educatore, nel senso che lui dice un'espressione bellissima in riferimento a Cristo: io devo diminuire, lui deve crescere. Quindi il Battista è l'amico dello sposo, colui che prepara la festa, no, dell'incontro con lo sposo, Gesù, che viene ad incontrare ogni uomo. Ecco perché il Battista nella storia, no, della Chiesa ha una rilevanza particolare, è l'unico dei santi di cui si celebra sia la natività che il martirio. Come contano queste tradizioni? Come si intrecciano la fede e appunto le tradizioni legate a questo grande santo dell'estate? Ecco, in effetti si pone quasi nell'equinozio, si dice così, solstizio dell'estate, per cui sono i giorni più luminosi. Ecco, allora Giovanni, ecco, indica la luce, non è lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Ecco perché la tradizione in un certo qual senso si propone, no, di diffondere il culto di questo santo, è innervata appunto nella Sacra Scrittura. Ecco perché fede e tradizione vanno di pari passo. La tradizione deve essere purificate in un certo qual senso dalla fede, ma vanno insieme, perché è nel popolo che si trova anche l'autenticità della fede, una fede semplice, una fede che sa riconoscere i segni della presenza di Dio, come il Battista, il quale, ecco, rende presente nella storia il Figlio di Dio. Quindi la gente semplice riconosce questa presenza di Dio nella storia. Come pensa si sia sedimentata la figura di Giovanni Battista attraverso i secoli per un luogo così ameno e particolare come Lancusi? Questo non te lo saprei dire, bisognerebbe fare degli studi. Quello che ho trovato qui è, diciamo, una devozione forte al San Giovanni Battista, ed è attorno a questa festa un po' che si coagula anche la comunità cristiana. È anche vero però che per seguirne pienamente gli insegnamenti bisogna imparare dal Battista, perché lui, come dicevo poc'anzi, non indica se stesso, ma indica il Maestro, indica Gesù, l'agnello immolato per la nostra salvezza. Ecco perché bisogna ripartire dal Battista per veramente centrare tutta la nostra vita di fede in Cristo Gesù, unico Salvatore del mondo. Il Vescovo impartirà oggi le cresime. Quante sono e come possono, diciamo, i ragazzi di oggi vivere una figura così complessa come quella del Battista? Ai giovani l'esempio del Battista credo che sia illuminante, perché i giovani desiderano dei modelli, ecco, non dimezzati, no? Ma un modello di autenticità. E il Battista è un modello di autenticità, è un modello di essenzialità, è colui che è capace di dire al re Erode, quindi allo Stato, potremmo dire, di non vivere secondo una logica di autenticità. Quindi il Battista, diciamo, è uno del quale possiamo diventarne seguaci. La lasciamo ai preparativi per questo grande santo dell'estate, che ricorda anche il fatto del serto.
serto, secondo le antiche tradizioni. Il serto era un insieme di arbusti perché si credeva che le streghe nella notte di Walpurga scendessero dal noce e facessero il sabba. Invece, mettendosi a contare i fili del serto, che è un'antica corona di arbusti, si pensava potessero sloggiare all'alba. E quindi ci sta anche il fatto dell'iperico. L'iperico, detta anche erba di San Giovanni, è un antico ritrovato medicamento officinale per curare alcune patologie. Grazie. Eccoci all'esterno della chiesa dei Santi Martino e Quirico a Lancusi di Fisciano. È il solstizio d'estate e San Giovanni, un nome ebraico. Per esattezza San Giovanni Battista, che era il profeta, il più grande dei profeti, lo ha detto anche Don Aniello del Regno, intervistato precedentemente all'Interno. Il suo dies natalis, cioè la nascita in cielo, è appunto adesso, nel 24 giugno, cioè domani. Ci sono diverse versioni riguardo il nome Giovanni. Prima c'è per esempio San Giovanni Evangelista, che è rappresentato con l'aquila, mentre Matteo è rappresentato con l'uomo alato, mentre Luca è rappresentato col bue o col toro e mentre San Marco è rappresentato col leone. Si ricorda Salomè ed Erodiade, le due figure chiave della morte di San Giovanni, che come sappiamo venne decapitato per aver detto pane al pane e vino al vino ad Erode, il re che si era invaghito appunto di Salomè e della bella figlia Erodiade. La luna e falò. Cosa c'entrano la luna e falò, le langhe di Cesare Pavese con San Giovanni? C'entrano e come? Perché proprio attraverso questo libro possiamo scoprire quali erano gli antichi retaggi di tradizioni etnografiche e demologiche che hanno reso importante e famoso il nome di San Giovanni Battista in Italia e anche nel mondo. Parliamo poi del lato del Vangelo e della Bibbia. Lui diceva: voce di uno che grida nel deserto, vox clamans in deserto. Era vestito di peli di animale, si dice forse cammello, e si cibava di miele, radici selvatiche e locuste. Dentro abbiamo parlato del serto. Cos'è il serto? È un insieme di fascine, di arbusti che i nostri contadini legavano dietro la porta appunto il giorno di San Giovanni, la notte di San Giovanni, perché le streghe che nella notte di Walpurga facevano il sabba poi erano costrette a contare tutti i fili del serto e quindi faceva giorno e loro se ne andavano. Abbiamo parlato anche dell'iperico, erba di San Giovanni. È un'erba medicamentosa officinale da cui si ricava un liquido rosso che viene utilizzato per diverse medicazioni, per usi terapeutici a scopi medici. A Lancusi è un piccolo borgo, però un grande paese, ha un'anima universitaria, come pure Fisciano, e i festeggiamenti di San Giovanni sono da parecchio tempo in questa zona. Lancusi deve essere un nome probabilmente longobardo, un nome che indica o le terre, da land, da cui anche l'inglese land, land, oppure Mancusi. Però Lancusi è famosa quindi per la festività di San Giovanni, una festività che quest'anno riprende il suo ritmo, che riprende le sue tradizioni, le sue devozioni anche in un certo senso. E proprio stasera dovrebbe venire, anzi sicuramente verrà, il nostro presule, il vescovo Luigi Moretti, che conferirà e impartirà le sante cresime, quindi verrà il dono dello Spirito Santo, a diversi giovani della terza media e anche di altre età, però sempre preadolescenti, adolescenti o comunque giovani, proprio in questa chiesa. Da notare si vede la grande figura di San Giovanni, vox clamans in deserto, che è il più grande dei profeti, che speriamo dia un esempio ai giovani della nuova leva, delle nuove generazioni, affinché siano coerenti e coesi con un'idea di religione e soprattutto di libertà, che non è libertinismo come quello di Erode, Erodiade e Salomè, ma
appunto nell'amore di Cristo che ha dichiarato la sua passione per l'umanità nel Vangelo. Eo angelos, buona novella, buon annuncio, da cui angelo anche, eu bene, da cui eulalia, colei che parla bene, eucaristia, che sarebbe rendimento di grazie. San Giovanni e quindi da Lancusi, dall'esterno della chiesa di San Martino, che era un soldato romano poi divenuto vescovo di Tours, di cui si ricorda l'episodio della metà mantello al povero.